Insieme a Carlo Calenda e a tanti amici, con umiltà, scriveremo una bella pagina insieme. Chi è che parla è Matteo Richetti, ex portavoce del Partito Democratico e tra i principali esponenti della corrente del PD dei rottamatori. Dopo l'astensione al Senato, cioè non ha votato la fiducia al Conte 2 o il Conte bis, e ha annunciato che andrà con Calenda nel suo nuovo partito. Scriveremo una bella pagina insieme. Quindi cominciano le defezioni dal PD, anche perché si parla di un imminente scisma, quello che farà Matteo Renzi, che dicono, Calenda dice, tutti lo sanno che ad ottobre Matteo Salvini farà cadere il governo e fonderà il suo partito. Come lo farà cadere? Proprio su qualche provvedimento farà mancare la maggioranza a Conte e Conte non potrà far altro, senza maggioranza, che rimettere il suo mandato nelle mani di Mattarella. Nonostante la sua ostinazione di Conte sia assolutamente affezionato al potere, più che ai soldi, proprio al potere, al prestigio, che non vuole staccare la spina nel modo più assoluto, ma se Renzi farà cadere il governo non potrà far nient'altro che andare questa volta a casa, o forse magari essere eletto tra i 5 Stelle o tra le file del Partito Democratico. Quindi Matteo Richetti su Twitter annuncia l'addio al Partito Democratico per aderire al nuovo progetto politico di Calenda. Ma lui aveva proprio parlato nel giorno della fiducia al Conte bis, aveva proprio a Palazzo Madama, era intervenuto e aveva annunciato e motivato la sua astensione, cioè il suo voto al no a Conte per l'inciuccio tra PD e Movimento 5 Stelle, parlando di un governo nato su basi di convenienza e ambiguità. Quindi lascia il Partito Democratico, aveva cominciato come consigliere in Emilia-Romagna e poi aveva proseguito dal 2013 in Parlamento, quindi un'altra persona che assolutamente schifata, questa è la parola giusta, schifata, lascia il PD per andare altrove, dove magari ci sono dei valori minimi e non c'è un mercimonio di poltrone, di ministeri e senza una minima morale. Richetti, dicevamo, amico personale di Matteo Renzi, esponente di punta dei rottamatori, guidata appunto sempre dall'ex presidente del Consiglio, quindi anche stato consigliere di Renzi, e tra il 2017 e il 2018 ha svolto anche il ruolo di portavoce del Partito Democratico. E in Senato aveva proprio detto queste parole: non posso, per coerenza ai valori della mia militanza politica e per amore del paese che tutti questi rappresentiamo, che tutti qui rappresentiamo, votare la fiducia ad un governo nato su basi di convenienza e ambiguità. Matteo Salvini e la destra saranno sempre i miei avversari, ma voglio evitare che il paese li abbia al governo battendoli alle elezioni, non allontanandoli maldestramente con chi ha consentito loro di raddoppiare i voti. Non lo scrivo su Twitter. Io senza di me, lo dico in maniera rispettosa in quest'aula, per questo non voterò la fiducia di questo governo. Quindi lui dice le stesse cose che aveva detto Zingaretti, che poi se le è rimangiate perché anche lui per convenienza e per ordine di Renzi ha dovuto fare l'alleanza. Voi sapete, Zingaretti non ha uomini, ce li ha tutti Renzi, sono tutti con lui. Lui dice una cosa sacrosanta. Dice: non voglio sconfiggere Salvini in questo modo, allontanandolo maldestramente e consentendogli di raddoppiare i voti dal 40 va all'80%. Bisogna batterlo alle elezioni, non in questa maniera così oscena, direi io. Ma qualche ora dopo, proprio Richetti su Twitter, voi sapete che le cose più importanti si dicono su Twitter o su Facebook, no? Annuncia l'addio al Partito Democratico. Domani comunicherò le necessarie conseguenze delle mie scelte. Ho stima e rispetto per tutti gli amici del PD e non voglio creare imbarazzi dopo la decisione di astenermi sulla fiducia. Insieme a Carlo Calenda e tanti amici, con umiltà, scriveremo una bella pagina insieme. Quindi, a parte la scissione che potrebbe avvenire, dicono proprio sicuramente o imminente,
nel PD tra Renzi e Zingaretti, dividendolo a metà, 10% di qua e 10% di là, perché i sondaggi danno sempre il PD costantemente al 20% da molto tempo. Qui con un'altra scissione, le due mezze parti, Renzi-Zingaretti, magari non avranno il 10 e il 10, ma ci sarà anche il partito di Calenda, magari con un 4%, quindi 8-8-4, 8, beh, sì, 8-8-4. Quindi uno spezzatino del Partito Democratico si prospetta, e comunque un Partito Democratico spezzettato non avrebbe più la forza, i consensi che avrebbe prima, quindi uno spezzatino di PD per loro stessi sarebbe una sciagura. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.